da paura. Ehi, Ellie! Ho sentito dire che c'è qualcosa. L'odore è buono. Ehi, Jesse! Oh, ciao! Stavolta ti vengo incontro, ma voglio tutto la prossima settimana, intesi? Chi trova tiene. Dov'è l'avamposto? Non dovremmo controllare queste case? Sembrano a posto, ma se vuoi, magari è rimasto qualcosa di utile. Cosa sai di questo posto? Uno dei tanti quartieri spopolati. È difficile che gli infetti arrivino qui. Di solito li troviamo sul confine esterno. Che fai stasera? Pensavo di invitare Joel per un film. Oh. Avete fatto pace? Sì. Oh, questa mi manca. È una delle tue carte dei supereroi, giusto? Ah, sì. Qui sotto. Ellie, tutto bene? Sì. Solo una botta. Cerca di morire di vecchiaia e non di infezione. Non mi va di spararti in testa, ok? Ci sto. Bene. Ricorda, non voglio doverti sparare in testa. Come sei dolce. Sono qui da parecchio a giudicare dalle spore. Fa attenzione agli infetti anziani. Sì. Siamo sempre nel supermarket. Non lo so. Non siamo sopra. Scendiamo al piano terra. Ha funzionato.
Li chiudo io. Eri stata qui? L'avevo visto solo da fuori. D'accordo, ok. Cosa c'è qui? Materiale elettronico. Deve essere di Eugene. Sì, c'era Eugene qui. Era nelle luci. Insieme a Tommy? Non lo sapevo. Già, sono finiti in un brutto giro. Per esempio? Una volta ha fatto saltare un presidio a Denver. Sono morti 3 soldati e 2 civili. Addio. Poi diceva di aver torturato un generale della Fedra insieme a Tommy. Però, non lo so, Tommy non mi sembra il tipo. Io non mi stupirei. Che vuoi dire? Lui e Joel hanno fatto di tutto per sopravvivere. Oddio! Sono Tommy e Eugene. Sembrano 2 sbarbatelli. Ehi, trovato il generatore. Così va meglio. Oh, wow. Un notevole banco da lavoro, Eugene. Con questi si possono modificare le armi. Andiamo. Io ti aspetto qui. Grazie. Ellie, auto. Sì, ci stiamo avvicinando. Inizia a guardarti intorno. Ok. Ah, una carta dei supereroi. Domanda, si può... Stai con Shimmer? Sì.
Sì. Oh, è questa la ZQ? Già. Occhio alle sentinelle. Dove sono quei bastardi? Fico. Ok, chissà quando risale. La base del Serevena. È già qualcosa. Ah, un generatore. Hotel Serevena. Deve essere questo. Ok. Cerchiamo di passare il cancello Fedra Merda. Originale. Dritto al punto. Avviciniamoci a dare un'occhiata. Idioti. Wow! Questo era un ufficiale. Su un camion di scorte? Voleva nascondersi. Missione fallita. Già, a quanto pare. Oh, cavolo.
Che cos'hai qui? Ehi. Cos'è? Forza. Eri mai stata dentro un tribunale? No. Vuoi dire che non ti sei mai cacciata nei guai a Boston? Ah, più di una volta, ma senza arrivare in tribunale. Soldati Fedra. Guarda il muro. Un'esecuzione. Oddio. Peggio di un'esecuzione. Li hanno crivellati. Le munizioni non gli mancavano. Forse se lo meritavano. Forse. Può tornare utile. Cosa dice? Doveva essere un comandante della Fedra. Il VLF le aveva accerchiate e stavano fuggendo. Quanti saranno se sono riusciti a sconfiggere l'esercito? A volte bastano pochi uomini, ma spietati. Dobbiamo stare attenti. Cerchiamo di usare la testa. Prima di proseguire. A Joel non piaceva il caffè? Scherzi. Ha scambiato metà della sua roba per un sacco pieno di semi. Per me fa schifo. Sa di merda bruciata. Infatti. Altro che gusto acquisito. Oh, merda! Occhio! Non lo so, ma giuro che li detesto. Dove stai andando? C'è qualcosa qua giù. Abbiamo fatto scorte. Accidenti. È proprio bello.
Me lo segno. Sembra il negozio di musica. Caspita, chissà come doveva essere ai tempi. Cacchio, è questa. Vediamo cosa c'è qui. Cos'è questo? Sembra qualcosa del VLF. Guni e Ghost sarebbero impazziti qui. Secondo te regge? Non lo so. Attenta. Andata. Ehi. A mettere le cose in prospettiva. Serve per accettare il dolore e dimostrare rispetto. Ne sono certa. Ehi, che stai facendo? Posso usarlo per arrivare sull'altra balconata? Ok. Occhio, Ellie. Tranquilla. Reg. Facile. Coraggio, Dina. Bene. '57-74. Siamo nel futuro? No, capra, è un calendario ebraico. A Capodanno mia sorella mi regalava sempre una mela coperta di miele. Come ne vorrei una. Spero che tu ce l'abbia fatta. Ok, non ce ne sono altri. Dio. Beh, ecco la banca. Perché hanno le corazze? Non sembrano soldati. Già, non lo so. Secondo me i tizi corazzati stavano rapinando la banca. Ma cavolo, è come in quel film. Quale? Quello con i rapinatori surfisti. Ah, sì. Bellissimo quello. Perfetto. Ah.
Grazie, caro. Hanno assaltato la banca il giorno del contagio. E magari si sentivano dei geni. Però... È triste. Ok, andiamo. Stai bene? Sì. Cazzo, me la sono vista brutta. Grazie per l'aiuto, comunque. Figurati. Così, quelli sono i lupi. Sono ben armati. Sì, decisamente. Ti aspettavi che fossero così tanti? Tommy non lo escludeva. Fa differenza per te? No. Ci sarà ancora qualcosa in questi edifici? Qualcosa rimane sempre. Tina, sangue fresco. Sono pronta. Credo? Sì. Merda. Ho le palpitazioni. Idem. Occhio alle pattuglie. Qui intorno ce ne sono alcune che mi hanno seguita. Quante? Un paio. Non penso che ce ne siano altre. E quando capiranno che non siamo più alla scuola? E che abbiamo ucciso i loro amichetti. Ci daranno la caccia in massa. Un attacco del genere non me l'aspettavo. Loro non sono come noi. E se fossimo stati rifugiati? O avessimo avuto informazioni utili per loro? Non mi sembra che gli interessi. Torno tra un secondo.
diavolo è? Una specie di bomba. Questi VLF hanno combattuto l'esercito 10 anni fa. Perché sono ancora così incattiviti? Dubito passi molta gente da queste parti. Non lo so. La città sembra ancora piena di scorte. Non capisco perché litigarsele. Dammi la mano. Ehi, l'edificio circolare. Sembra lo studio TV della tua mappa. Già. Forza. Non so come avrei fatto finora senza di te. Oh, merda! Che cazzo è stato? Era una trappola. Una cosa? Trappole esplosive. Guarda dove metti i piedi. Dove stai andando? Aspetta un attimo. Lupi? Non ne ho visti, ma non si sa mai. Cazzo. Sto bene. Forza. Non voglio neanche pensarci per ora.
sentito. Che succede? Oh, merda. Ok, andiamo. Sì. Stai bene? Sì. Grazie. Tesoro. Sono molto stanca. Sì, andiamocene. La via è bloccata. Ah, maledetti stronzi. Ti hanno preso? Ehi, non ti sembra la donna dei graffiti delle Iene? Già. Ma come fai? Magia. Grazie. Chissà quanti personaggi muoiono qui. Ah.
si fa a mantenere un segreto così? Ok. La nota è vecchia. Ma è meglio stare attenti. Ok. Wow. Joel, sarebbe bello guardare un film qui. Forte. Provo a indovinare. Perché vuoi rovinarti la sorpresa ora? Chissà. Un dinosauro? Smettila di insistere e non te lo dico. Porca vacca, Joel. Eccoci. Mio Dio, è un dinosauro! Niente meno. Joel! Sorpresa? Porca merda! Porca vacca, un dinosauro! Il re... delle lucertole tiranne. Che bestione! Che c'era? No, non fa per te. Meglio tornare indietro. Oh, ma smettila. Ok, brutte notizie. Qui la porta è bloccata. Beh, vieni se trovi un altro ingresso. Io faccio il giro all'esterno. Ok, sta attento. Sta attento tu. Dinosauri dappertutto. Oh, è troppo buio qui. Oh, merda. Vieni fuori. Sì, direi che è questo. Deve essere Tommy.
Niente male. Perfetto. Un negozio di tatuaggi. Yeah!
Cazzo! Mollami! Sì, niente male. Questo silenzio. Mi scorderei anche il mio compleanno se non ci fosse lei a ricordarmelo. Dovresti chiederle scusa. Dico solo che... Ok. Che succede? Grazie di musica è più avanti. Dobbiamo lasciare i cavalli. Sì, d'accordo. Il negozio di musica? Sì, lo vedo. Serve una mano? Ce la faccio. Da qui non credo si passi. Cosa? Sei mai stato qui? No, solo in strada. Inizio a pensare che sia stato un errore. Forse. Devo passare. Tagliamo da qui. Bene così. Accoglie il suo amore. Ma che cazzo? Ah!
Vediamo qui. Non torniamo indietro, capito? Lasciami! Merda! Ora sei fottuta! Al diavolo, Isaac! Può servire. Ecco l'ospedale. Merda. Sembrava più vicino. Ottimo. Va bene.
Dina? Jesse? Dina? Jesse? Pensi mai che potrebbero tornare a Jackson? Che vuoi dire? Che stiamo sfidando i loro uomini. Nella loro città. Per quello che hanno fatto. Abby e i suoi non erano a Jackson per quello che ha fatto Joel. Questo posto è diverso da Jackson. Joel e Tommy hanno aiutato Abby quando è stata attaccata. Qui non sanno fare altro che uccidere. Cioè, ti hanno sparato a vista, no? Ok. E ora? Sarei venuto anch'io, se mi avessi avvertito. È da malati mettere i funghi nella sezione per bambini. Nel vecchio mondo i funghi avevano un altro significato. Ah, giusto. Proviamo da qui. Ok, qual è il piano? Facciamo fuori tutti e rubiamo la barca? Certo che rubiamo la barca. Ma sta a loro decidere se farsi ammazzare. Speriamo sia là. Hai niente scherzi.
adesso. Eccoti lì. Ok, qui dove andiamo? Trovato. Scherziamo. Forza. Fatto. Sì, sembra a posto.
cosa? Ok, ora vediamo. Merda! Stupido cane! Ah. Oh. Ma dai. Wow, cavolo. Ha funzionato. Ah, ma guarda. Perché ti hanno richiamato? È solo un cambio di sede, tranquillo. Quando sei lì, puoi passare da mio padre? Sta... non lo so. Peggio. Come peggio? Si lamenta di continuo per un dolore ai polsi. Non regge neanche le posate. Forse deve aumentare gli antidolorifici. So che vi hanno trasferiti alla 96. Sì, mi piace. È piena di famiglie giovani. Siete emozionati? Per il bambino. Vedere tutti quei ragazzini. Sì, mi sto preparando. Tra pianti e strilli, Owen sarà impazzito. Non l'ha ancora vista. È fuori in missione con Danny. Danny? Cavolo. Povero lui. Grazie. Già. Guarda che a lei piace. Chiedile dei cumulonimbi. Se non altro non deve combattere. Ehi, Abby. Ehi là. Ti sembra un vantaggio? Io starei volentieri in città. A curare le famiglie. Ciao, Pat. Ehi. Ehi, Pat. Dammi il solito. Agli ordini. Gracias. Che camion ci sono? Prendi l'S24. Guido io.
Tu firma. Pendejo. Grazie. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Ci scaldiamo un attimo? Sì, sì, la mia topolona. Oh, mi sei mancata. Controlliamo che qui sia sicuro. Ok. Abby, mi ricorda la serra di tuo padre. Non direi. Qui le piante sono vive. Hai ragione. Grazie. Sì, di niente. Di qua. Wow. Guardate qui. È un cantiere per bar. Ok, ci avviciniamo al lucernario. Cosa vedi? Da qui non si esce. Giusto. Oh, bene. Mi ricorda la battaglia. Calma piatta qui. Sì. Non mi piace. Beh, siamo quasi all'avanguardia. Arriviamo a casa, mi piatto sul divano. Film e bevo fino a svenire. Ok, interessante. Trovato qualcosa? Potrebbe esserci una cassa d'armi. Mi piace l'idea. Funzionato. Ok. Niente male. Voi siete pezzi grossi, sapete che succede? Perché lo credo? Siamo fermi qui da 3 giorni, ma nessuno ci dice niente. Ringraziateci voi per questa botta di vita. Dai, ce lo dovete, potete informare. Ok, ma prima le formalità. Ci vediamo dopo. A rapporto. C'è più gente del solito. È successo qualcosa. Cerchiamo Isaac. Prima dobbiamo pensare a me. Come è successo? Dove avete visto? Non ci dice niente. Polvere da sparo. Ehi, scherziamo. Perché c'è così poca benzina? Esatto. Che credevi? Mesi fa. Questi camion non vanno. Vado a prendere. Due e sono tornati lì. Io non ce l'avrei fatta. Dov'è Isaac? È dentro. Entrate. Grazie. Oh, guarda chi c'è.
Ehi, ragazzi. Ti va una partita? Non posso. Cerco Isaac. Come vuoi, fenomeno. È il prezzo per essere il migliore. Ci vediamo. Che stai facendo? Sapevi che qualcuno vive qui? Ehi! Fa attenzione. A dopo. Ok, devi solo seguire il sole. Questo odore. Oh, bene. Bene. Ha funzionato. Sei qui da parecchio. Se vuoi proteggere la tua famiglia, evita le sette della morte. Questo cos'è? Sì, cazzo. Mi servirà. La porta della martire. La tregua è finita, ma voi continuate a tornare. Wow. Vuoi la pace? Facile, resta sulla tua isola. Neanche il genio della lampada. Ok, se non altro era una richiesta pratica. Forse hai esagerato.
Oh, qualcuno ha parecchia voglia. Isaac. Hai trasformato una pazza in una martire. Cos'è? Sono finita in bocca alle iene, ovvio. Sarebbe tenero se non desse i brividi. Come va il braccio? Per ora resisto. Ok. Prendete tutto ciò che trovate. Non possiamo. Sono oggetti del vecchio mondo. Ma che... Ci servono provviste. Finché siamo imboscati qui. Il doppio senso era voluto. Cos'è un doppio senso? Mai viste le iene ammazzarsi tra loro. Serafiti. Che diavolo hai fatto? Ho rasato la testa. Risparmiami i dettagli. Preferisco non sapere. Ok, Owen. Corrente forte. Hai ucciso tutta questa gente. Benissimo.
Anche i tuoi amici sono lupi? Sì. Fortuna che c'era Mel. È uno dei migliori chirurghi di Seattle. Mel. E lui come si chiama? Vediamo di arrivare in cima al palazzo. Sei mai stato su questi ponti prima? Sì. Pensi troveremo molte iene? Terapiti. Non lo so. E sei pronto ad affrontarli? Ieri l'ho fatto. Ma loro ti... Dovremmo procedere a zigzag. Quando siete scappati esattamente? 2 giorni fa. E per andare dove? Non lo so, solo lontano. Devono ucciderti perché ti sei rasato la testa. Non era permesso. È la regola. E l'ho imparata. Ok. Gesù. E perché lei? Maledizione. Chi è? Non lo so. Non è un lupo. Saremmo migliaia. Tu conosci ogni iena. Smettila di chiamarci iene. Certo. Siamo nel posto giusto. Sì, da questo palazzo c'è, da quello accanto. Sbruffone.
difficile. Wow. L'hanno fatto le iene. Serafiti. Ok. Parola di oracolo? Sì. Vi facevo contraria all'elettricità e a queste aberrazioni da vecchio mondo. Le orecchie. Se il peggio è passato, abbiamo avuto fortuna. Forse non è fortuna. Oh, forse sì. Alcuni lupi credono in Dio. Li ho sentiti pregare. Grande. Possiamo scendere da qui. L'ospedale è vicino. Dobbiamo solo arrivare in strada. È solo un cadavere. Uno dei tuoi? No. Guarda i vestiti. Tieni. È buio qua giù. Oh, ecco come funziona. E ora? Seguimi. Grazie, Fera. Oh, è una tortura. Andiamo. Fanculo questo palazzo. Sottoscrivo. Cos'è quello? Puoi togliere la maschera. L'ascensore. Minore è in giro. Ieri ha detto che l'avrebbero trasferita. È appena partita con l'ultimo mezzo, ma tornerà. Ok, grazie. Dove trovano sempre nuove reclute? Forse fanno il lavaggio del cervello a chiunque entri in città. Beh, dicevo, lo scoprirà presto. Dopo che Mel avrà amputato quel braccio, cosa farà Owen?
L'ho sentito parlare di Santa Barbara. Lo sa che sono tutte cazzate, vero? Mi dispiace. Già. Ok, chirurgia, emergenza, UT. Forza e coraggio. Dio. Merda. Non sapevano ancora niente del contagio. Non sembra così male. Hai fatto tutto il possibile. Il giorno del contagio è stato un incubo. Dove mi sono andata a cacciare? Chirurgia, perfetto. Vi sento. Cazzo. Magari ci fosse Lev con me. O Manny. Fatto. Nessuno crederà mai a questa storia. È una base di lupi? La usiamo come molo per le barche. Ok. Lev cambi idea? Nessuna. È troppo ostinato. Ma ha capito cosa lo aspetta? Credo di sì. Ha un debole per quella donna. Direi. Yara. Abby! Faccio scorta. Non si sa mai. Fanculo. Li conosci? Li ho visti in giro. Mi dispiace. Per i tuoi amici. Era destino. Succede? È il segnale d'allarme. La tua gente è qui. L'intera isola è in allerta, dobbiamo sbrigarci. Accidenti, Isaac. Passiamo dal...
Eravamo pronti a questo giorno. Diamine. Ti prego, proteggilo. Qui dentro. Va bene. Cosa c'è qui? Se le luci sono ancora qui. Sì? Cosa pensi che vogliano? Non lo so. L'obiettivo era rifondare la società. Clicker. Dove sono? Deve esserci una strada qui intorno. Ok. Santa Barbara in basso. 24, 25... Cazzo. Qua giù! Alle gambe! Vivo! Non torno indietro! Quella è un'arma! È non torno indietro! Maledizione! Merda. Bene. Dove cazzo ha preso un'arma? Di agli altri di setacciare la zona. Thank you.
Come faccio a entrare?